una cellula della Chiesa. Maria ci guida nella vita per camminare verso la santità. Bravo Diego, direi che hai fatto. Ah, sì, ci sono tre catechesi, queste le prossime due. Bravo, bravo, Diego, complimenti, bravo. Si vede che è una buona scuola. Tutto. Sì, una vita intera di vivere. Bene. Mi conto su Dio perché ho comprato io per però come cristiano. La preghiera si sì. Oggi ho mangiato una cosa che ho scritto qua. La preghiera si riscopre attraverso l'amore infinito di Dio. Benissimo, forse Dio. Se ne vanno sovagliate è difficile essere bravi. L'uomo che ha paura del futuro significa che non conosce la potenza e l'amore di Dio. Bene Dio. Satana aumenta le paure dell'uomo, trasformandole in terrore, distruggendo così la vita dell'uomo stesso. Certo. Con la preghiera si scopre il volto paterno di Dio. Finalmente siamo arrivati anche oltre l'oceano. Grazie a Dio arriveremo a Thank God, dicono gli americani, e a God bless, Radio Maria. Questa sera abbiamo parlato del Padre nostro che sei nei cieli. Molto importante questo, perché un pezzo di cielo appartiene a tutti se sappiamo coltivare veramente questo terreno. Certo. Se noi sappiamo arrivare alla parola di Dio. Dio lavora per noi 24 ore su 24, come la terra. Sì. La terra lavora anche di notte, non lavora soltanto di giorno, il seme è la parola di Dio. Però bisogna dare le giuste condizioni alla parola di Dio, come al seme, di crescere. Le giuste condizioni sono come nella terra, c'è bisogno di lasciarla, di tapparla, anche magari c'è qualche intento eliminato con dei pesticidi. La parola di Dio bisogna saperla anche, farla coltivare, trovare il terreno giusto. Certo. Siamo noi stessi, dobbiamo essere fertili. Io, grazie a Dio, lo dico sempre, ho girato un po' tutto il mondo. Quando sono arrivato negli Stati Uniti, l'unico posto dove mi trovavo a casa mia era la chiesa. Anche se sentivo dagli all'inizio la messa tutta in inglese. Ciao Peppino, come andiamo? Ciao Peppino. Come stai? Ah, io? Sto sempre meglio. Io meglio di te. Prima di chiedere una cosa, si deve rispettare almeno due insegnamenti, quello della confessione, quello della maestria, giusto? Giustissimo. E bisogna studiare di più, bisogna insegnare di più, per fare meglio, si sta d'accordo ragazzi miei, ma il motivo vero, sapete qual è? Che hanno mai incontrato Gesù Cristo. Perché guardate, io dico i genitori, io dico i catechisti della prima comunione della Cresima e del posto tutti quanti, guardate, che le nozioni sono utili. Imparare il catechismo è utile, ma il ragazzo è religioso se impara a conoscere Gesù e ad amare Gesù. Questo specialmente nell'esperienza della comunione, della prima comunione. Io se non mi ricordo la mia prima comunione, un'esperienza fondamentale della mia vita. Cioè, magari il bambino sa parlare con il dolore, ma se il bambino fa la prima comunione contro Gesù, è un miracolo. Non abbandono, non praticano più. Anche questa espressione stupida, no? Credente non praticante. No? Un ragazzo
si chiamava pure Pino, fa un professore, mio padre mi ha sempre detto che l'uomo discende non scende allora il professore arrabbiato. Sempre più a me la discendenza della tua famiglia. Non mi chiamo più e me lo darò in Italia. Guarda, te lo faccio sentire. Era riacquistare la fiducia dei cittadini in questo mezzo fondamentale di trasporto. Ebbene, io suggerirei, in passato, come sapete, si sono impegnati per le ferrovie dei personaggi come Celentano, come Mara Venier. Ebbene, vista la gravità della situazione, mi impegno io personalmente con uno slogan per rilanciare le ferrovie. Prego chi di dovere di prendere nota. Ecco lo slogan che potrebbe, a mio parere, risollevare la situazione. Ferrovia, via facile per giungere in cielo. Beh, io vabbè, ormai ho trovato tutto il posto, io parlo di 20 anni fa, no? E non riesco a fare, perché adesso con un signore della mia parrocchia che aveva uno spirito agonistico bestiale, no? E fa, invece di fare più tranquillo, si sfidava, provocava. E allora mi dice a me, mezzogiorno meno 10, non credevo ai miei occhi. Il mio fungo da solo era più. Il signore mi ha preso per i funghi, capito? Niente, perché diciamo la gente, ha fatto una radio che è Radio Maria. Insomma, è una radio che coinvolge milioni e milioni di persone. Infatti. Ma non per sentire la canzonetta o per vedere la telenovela. Aspetta, vedi che sta ridendo. Allora, Catechesi giovanile anche per iscritto, che pubblicherò in un libro, stavo appunto sintetizzando, sì, perché sennò bisogna appunto rimane giovane qualcosa, no? Le parole volano, gli scritti rimangono. Ma sì, mi tocca anche pure internet, perché specialmente i ragazzi mandano una foto attraverso internet, no? E io cosa faccio? Schiaccio. Cosa si deve schiacciare? Leggi, ricevi, elimina. Vabbè, no, insomma, non è che voglio scoraggiare, no? Allora, schiacci il nuovo elimina. Allora ti dice, ma voi non mi ha fatto bene, dico... Sono andato al supermercato. No, no, senza Carrello, perché devo comprare una cosa senza Carrello. Allora, dovevo cercare un compagno che mi interessava, perché me l'ha chiesto un prete africano che deve fare Radio Maria giù in Africa. Certo, ci interessa. Certo. Ecco, questo. Poi ho comprato... Ti ricordo. Sì. Ho comprato il libricino di Nietzsche, in cui sono scritte qua assurde. Non so proprio, si chiama il muscolo degli idoli, il libricino di Michelin. Sì, sì. E praticamente, cioè, non voglio neanche commentare, io vorrei dire agli ascoltatori queste nostre voci qui, perché Nietzsche non era, effettivamente anche un grande uomo di cultura, effettivamente anche un genio, un critico così, però poi appunto per l'impatto, come le disse qua, città di passata. Sì, purtroppo sì. Sì, ecco. Poi, dico... O semenze o cretinate, insomma, poi mi sono un po' meravigliato con questa città che fuori la parlare, non la parlare, ma comunque, non so, ma adesso io ho messo, adesso sono rimasto a Radio Maria da sempre, no? Però ci ho notato che anche nella non è la trasgressione, nel linguaggio normale, si
io ci credo estremitissimo. Però nessuna persona può, diciamo, togliere la libertà. Ecco, perché Dio creatore, diciamo, dà la libertà all'uomo, certo, il peccatore, certo, e l'uomo schiavo di se stesso, del male, toglie la libertà. C'è proprio un qualcosa di ridicolo, per certi versi. Infatti facendo il peccato l'uomo diventa schiavo del peccato, perde la sua libertà, che non vedremo. Sì. Poi oggi, retoricamente, pensa così, dicendo della libertà, però non vorrei dire anche di parlare di partiti, di politica, però diciamo, c'è veramente una cosa ridicola per certi versi, cioè fare promesse sulla libertà, perché oggi la libertà non c'è più, secondo me. Sì, c'è libertinaggio. Sì, c'è libertinaggio, c'è anche la libertà effimera, sì, diciamo. Sì, perché sì, magari anche tra cristiani si incontrano persone che si autoleggono, diciamo, così, chissà chi, ecco. Certo, ma è vero, è vero. Comunque, guarda che in realtà siamo noi uomini che abbiamo paura, sì, in fondo, di prendere in mano la nostra vita e di rispondere davanti a Dio alla nostra vita. Siamo noi che appena possiamo la vendiamo al miglior compratore della libertà. Siamo noi che abbiamo paura di essere liberi in fondo. Sì. Cioè, di essere liberi davanti a Dio, quindi nel più senso. Quindi, viene dal grande inquisitore Dostoevsky, no? Il grande inquisitore diceva: ma cosa vuoi dare la libertà? Tutto ho scritto la libertà di uomo, quello è matto. Sì. Come devo fare la libertà? Se no qui devo essere tutto il mondo. Sì. Diceva così il grande inquisitore. Sì. Cristo è matto, dice lui, non dico io, dice lui. Perché è venuto a dire agli uomini che sono liberi, ma cosa dove andrà a finire il mondo? Dice il grande inquisitore. Infatti, diciamo, mancano proprio le basi della confessione dell'uomo. Perché se tolta la libertà proprio divina, non la libertà, per esempio, come diceva lei, di scegliere punto pezzi o Fanta, mm-hmm, o la libertà con Dio, ecco, certo, di sottomissione, certo, l'uomo non riesce a capirlo ancora. No. Sì. Pian piano. Sì. È un cammino di tutta la vita, Alessandro, avanti. Sì. Potete sapere a che parte andare. Sì. E niente, poi vorrei complimentarmi con lei e vorrei salutare appunto Claudio, Bettino, tutti gli ascoltatori. Decidersi per Dio. Ciao, carissimo, ciao.